Bene, al rientro da Piazza San Pietro e sulla scia delle cartoline digitali che ci state inviando al 331-737-8033, un po' da tutta Italia, vi portiamo a nostra volta in una città suggestiva, quella di Maglie, in provincia di Lecce, la città di Aldo Moro, e del Mercatino del Gusto, perché da tanti anni ormai, quest'anno si celebrerà la 25esima edizione, c'è una delle manifestazioni enogastronomiche più belle e importanti di tutta Italia, il Mercatino del Gusto. Sono felicissimo di avere in videocollegamento con me stamattina Michele Bruno, Salvatore Santese e Giacomo Moioli, li vedete nel maxi schermo alla mia sinistra, i tre pilastri su cui si regge questo evento straordinario. Buongiorno e bentrovati. Ciao. Ciao. Siamo pronti per questa 25esima edizione del Mercatino del Gusto, Michele? Ma certo, arriviamo sempre di corsa e con il fiato corto, però ce la faremo. Ho letto su uno dei maggiori quotidiani nazionali questo titolo sintetico ma estremamente azzeccato. 25 anni di cultura enogastronomica. Con il Mercatino del Gusto non si è fatto solo colore in questi anni, ma tanta formazione e consapevolezza del mondo enogastronomico. Come siete riusciti a farla? Il Mercatino ha sempre, come dire, avuto un approccio ecumenico al tema della cultura gastronomica, ovvero sia quello di accogliere il pensiero altro di altre discipline, di altre esperienze, e pensare che il cibo fosse un medium per raccontare delle storie, per raccontare delle identità, per raccontare dei valori. Forse è stato quello l'ingrediente che ci ha permesso di diventare sì un evento tra i più importanti come attrattività di pubblico e di attenzione, ma nello stesso tempo siamo diventati un incubatore di pensieri, di confronto, di relazioni, dando al cibo un significato altro, la piacevolezza, ma quel piacere che cerca di conoscere e di comunicare con le varie culture ed esperienze che qui rotano feconde, perché non dobbiamo dimenticare che arrivano visitatori da ogni parte dell'Italia, ma anche da ogni parte del mondo. E noi ne siamo felici ed entusiasti. Abbiamo visto la grafica di questa 25esima edizione. Ogni edizione è accompagnata da un titolo. Giacomo, rimango su di te per chiederti il significato del titolo di quest'anno, i fondamentali. Siamo partiti dall'idea di cura verso il territorio e verso le persone che vivono dentro un territorio, per poi andare al tema della reputazione. Occorre avere reputazione per promuovere qualcosa, e un mezzo di comunicazione come il vostro ce lo insegna. Dietro c'è una grande reputazione. Oggi siamo arrivati a questo tema. Siamo in un periodo in tutto il mondo dove c'è molta instabilità, c'è bisogno non tanto di certezze, ma di tornare ai fondamentali delle cose che contano, dei ragionamenti che incidono nel mutare le cose. Nella semplicità del cibo, forse noi dobbiamo tornare a rendere le cose semplici e eccezionali. Da qui i fondamentali. Bisogna riappropriarsi delle cose di base. Avendo una conoscenza, avendo i fondamentali, poi ci possiamo permettere, passatemi l'esempio, anche di diventare qualche volta eretici. Però prima bisogna acquisire la conoscenza. Grazie Giacomo. Salvatore, anche quest'anno tutto questo sarà declinato in un programma molto vasto. Con l'aiuto della regia vedremo anche qualche grafica che fa riferimento ai Gusto Lab piuttosto che alle cene in villa, ma anche al salotto letterario, al Mercatino Junior. Ecco, tracciaci per sommi capi quello che succederà in questi giorni a Maglie, al Mercatino del Gusto. Il bello del Mercatino è che ogni anno aggiunge
qualcosa diventa più faticoso per noi che stiamo diventando vecchietti, però da un lato, però dall'altro proprio queste novità ci danno l'entusiasmo per continuare a crescere ed andare avanti. Diciamo che le iniziative storiche sono tutte confermate, ma il percorso del mercatino in questi anni è stato anche di aprire molto alla cultura e quindi ci sono molti eventi culturali importanti che affiancano, diciamo, gli eventi storici che sono propriamente legati al cibo. Quindi cerchiamo di essere per il turista non solo una manifestazione enogastronomica, ma un'esperienza vera e propria. Questo per fargli avere un ricordo importante della Puglia e farlo tornare. Grazie Salvatore, ritornerei su Michele per chiudere questa bellissima chiacchierata, pregando anche la regia di farci vedere il sito ufficiale della manifestazione sul quale si possono attingere tutte le informazioni utili per partecipare. Michele, ecco, grazie, grazie regia. Michele, dunque, a te l'onere e l'onore di rinnovare l'invito a partecipare alla 25esima edizione del Mercatino del Gusto che si tiene a Maglie, in provincia di Lecce, dal 1 al 7 agosto. Invito tutti i tuoi spettatori se possibile, a tornare o a venire per la prima volta a Maglie e scoprire un territorio dove l'accoglienza è la prima parola. Poi scopriranno tante iniziative che girano intorno al cibo, ma anche intorno alla cultura. Abbiamo anche i laboratori per i bambini e quest'anno tornerà anche un amico che ha lavorato per tanti anni a San Giovanni Rotondo, Paolo Gasparini, ma verrai tu anche, quindi ti aspettiamo. Per cui dall'1 al 7, quest'anno è molto lunga, sono 7 giorni, però c'è spazio e possibilità per tutti di passare una bella serata. E io vi ringrazio davvero per il prezioso lavoro culturale che fate, che portate avanti da 25 anni. Ci metterei la firma per diventare grande come voi in tutti i sensi, Salvatore. Per cui l'augurio di un buon mercatino del gusto a voi e l'invito, come dicevi tu, Michele, a partecipare numerosi a questo evento straordinario nel cuore del Salento. Grazie Giacomo, grazie Salvatore, grazie Michele. Non vi rubo altro tempo, vi lascio al vostro lavoro. Grazie. Grazie. Via. Bene, bene, bene. E con questa piacevolissima chiacchierata con i founder, gli ideatori e gli organizzatori di questo straordinario festival enogastronomico, noi ci fermiamo ancora per qualche istante per ritrovarci subito insieme dopo la pubblicità. A fra poco.